Allora, dirvi che sono veramente, veramente indignata. È un qualcosa di inaccettabile quanto è successo ieri. Nonostante la Lega Italiana per la Difesa degli Animali, a lei, dall'associazione che mi onoro di presiedere, avesse dato ufficialmente la propria disponibilità a prendersi in carico la famiglia di cinghiali, la mamma dei sei cuccioli che si erano rifugiati poverini nel parco città di Roma, attratti dai rifiuti che questa città non raccoglie, con i quali insozza le strade, nonostante io avessi dato la nostra disponibilità e avessi parlato direttamente con il presidente Zingaretti, che mi aveva dato l'asto, nonostante questo, nonostante io avessi messo in conference call Daniele Diaco del Comune di Roma con l'assessore onorato e in tre avessimo predisposto come io avrei potuto catturare questi poveri cinghiali e trasferirli in una nostra oasi, nonostante tutto questo, il Comune di Roma li ha uccisi e Daniele Diaco ha fatto il doppio gioco, ovvero era al telefono con me con e faceva finta di volersi preoccupare di questa vicenda. In realtà si è recato sul posto e aveva 2 ore di tempo, dalle 8 di sera alle 10 di sera, per fermare il suo dirigente, tale Marcello Visca, come gli avevamo chiesto sia io che l'assessore della Regione Lazio. Lui ha fatto finta di volerlo fare. In realtà in due hanno giocato a ma non lo trovo, non lo vedo, dov'è, dove non è. E noi, Daniele Diaco con noi, cercava di far finta di preoccuparsi di questi poveri cinghiali, con l'altra mano lasciava che il dirigente del Dipartimento Ambiente, Marcello Visca, desse l'ordine agli animali di ucciderli, di trucidarli, e questo è quello che è successo.